abbraccio per la teoria del round fornaio, e sono gli studenti, girano in montagna all'8 di settembre. Non credo che riuscirò a replicare a tutti i punti, ma molti sono affrontati nel libro. Abbiamo messo molta carne al fuoco, per fortuna una parte di questa carne credo sia variata e quindi non dobbiamo cuocerla. Occupiamoci delle cose più diciamo gustose che sono state messe sotto i nostri occhi. Mi ha fatto molto piacere intanto incontrare di persona Emiliano Brancaccio, con il quale adesso scambieremo altre affettuosità, e anche Davide Tarizzo, che non conoscevo e che mi ha particolarmente colpito per il suo richiamo alla storia della Rivoluzione Francese. Nel 1786 la Francia modificò le sue leggi commerciali, di fatto adottò una prospettiva più libero scambista con questa intenzione, esponendo le proprie nascenti industrie alla concorrenza estera. I governanti ritenevano che esse avrebbero sì un po' sofferto, ma quel processo darwinistico prodiano, diciamo così, che sottende anche all'euro, queste sarebbero diventate migliori. Gaxot, lo storico della Rivoluzione Francese, ci dice che poi nel 1791 una relazione che venne presentata alla Convenzione disse che sì, effettivamente qualche azienda era migliorata. Non sto a dirvi, perché voi non siete i miei studenti, quindi siete delle creature più evolute, che cosa successe fra il 1786 e il 1791. Successe, ci fu una fase costituente, come la chiama, diciamo, in modo soft Tarizzo, Davide. Allora, vorrei partire dalla fine. Lo scenario che prefigurava Davide era lo scenario che mi preoccupava, che mi preoccupa da tempo, da parecchio tempo. Vi posso anche dare delle date per dimostrarvi che questo scenario mi preoccupa da tempo, ed è lo scenario di un paese che si troverà senza un partito di sinistra, perché questo partito di sinistra, come ho avuto il piacere, narcisistico, lo so, questo Emiliano me lo rimprovera e ha ragione, come ho avuto il narcisistico piacere, senza esibire un'erezione, di dire in faccia a Fassina in televisione, perché c'è una classe politica che ha sostanzialmente mentito e che si troverà a difendere il bidone dell'euro in fondo alla foresta con la baionetta in canna, e poi un giorno si girerà e vedrà che quel bidone sarà stato vuotato da chi? Probabilmente anche dai tedeschi, perché quello che attualmente cominciamo a vedere è che le pulsioni secessionistiche, come in ogni normale unione monetaria che fatalmente genera delle dinamiche di carattere leghista, prendiamo per esempio il nostro microcosmo, le pulsioni secessioniste si manifestano abitualmente al nord, e quindi la Germania probabilmente penserà o minaccerà o farà finta di, o magari realizzerà una sua secessione, un po' con una logica che, se vogliamo, ripete la logica del buon quell'altro che ce l'aveva duro, Umberto Bossi. C'è stato, secondo me, l'adesione al progetto eurista è stato un tradimento. Ora io vorrei essere molto chiaro con Emiliano, io non lo conosco, non so la sua storia, penso che sia una persona integra, una persona che si è esposta, una persona che ha fatto molto per contribuire a un dibattito critico. Io sono stato particolarmente, all'Istituto Italiano di Studi Filosofici si possono dire parole tratte dal lessico, sono stato particolarmente stronzo nel reagire a quella che ho considerato una provocazione e che tale non era, perché sicuramente lui non mi filava per niente quando ha, diciamo, diviso gli economisti in tre. E quindi ti posso assicurare che io non ti classifico né fra i traditori né fra gli opportunisti, ma che all'interno della sinistra italiana ci sia stato qualcosa che possiamo assimilare a un tradimento degli interessi di quello che sarebbe, fra virgolette, l'elettorato naturale, io non ho esperienza politica, mi aiuterai tu a definirlo, di questa sinistra, è un dato di fatto. Questo dato di fatto io lo rilevavo in data 12 maggio 2010, chiedendo
ha sul forum di Sbilanciandoci legato al manifesto ponendo la seguente domanda: la teoria economica implica che l'euro è stata una vittoria politica di chi desiderava che in Europa gli aggiustamenti macroeconomici si scaricassero integralmente sul mercato del lavoro traducendosi in lacrime e sangue. Punto. Vi sembra una vittoria della sinistra? Punto interrogativo. A questa domanda non ha risposto nessuno, ma il mese dopo usciva un meraviglioso appello degli economisti, non voglio essere polemico con te Emiliano, in cui non veniva nemmeno nominata la parola euro, se non per il... perché so benissimo che era stato un lavoro pericoloso di... Certo, mi ha invitato le ultime quattro righe dicendo che ero completamente impazzito, perché nelle ultime quattro righe su impulso di Sergio Cesarato ci siamo assunti la responsabilità nel giugno 2010 di portare 300 economisti. Emiliano, lo so, Emiliano. E se tutta quella sequenza, come abbiamo registrato, non si fosse verificata, si doveva uscire. Emiliano, nel giugno 2010 300 colleghi, se permette, io quanto devo. Certo, Emiliano. Emiliano non, e non, ma ce lo dice, me la fa pagare, cioè nel senso che Emiliano lo so. Nel passaggio ha detto tu hai fatto una cosa che non dovevi fare. Emiliano, lo so a quali condizionamenti sono sottoposti gli economisti. E visto che parlavamo di colleghi autorevoli, ti faccio presente che un'operazione, diciamo, di partizione degli economisti che hai fatto te dall'Università del Sannio, l'ha fatta anche il professor Manasse dall'Università di Bologna e si è preso la mia risposta, l'ha fatta anche il professor Bisin da NYU e peraltro membro del JEB 13 e si è preso la sua risposta. Io rispondo, mi dispiace, forse non avrei dovuto rispondere a te, avrei dovuto cercare, visto che in teoria siamo della stessa parte, un'interlocuzione privata, però di fatto faccio notare che non ho guardato in faccia a nessuno, che me la sono presa con te, me la sono presa con chiunque abbia cercato di, come dire, mettere delle etichette in un modo che ritenevo inappropriato. Esiste quindi il problema del Partito Democratico. Che vi devo dire? Io sono 3 anni che lo dico. A questo punto per me diventa un problema suo. Loro sono convinti di aver vinto le elezioni, forse le hanno vinte, forse no. Torniamo un attimo allora a parlare dei problemi economici, perché vedete, quando si parla dell'euro, io poi in questi dibattiti ho sempre grosse difficoltà, nel senso che siamo qui in quanto economisti, siamo qui in quanto politologi, siamo qui in quanto filosofi, in particolare filosofi morali o filosofi moralisti, non lo so. Se siamo qui in quanto economisti, tutti quelli che mi hanno preceduto hanno detto una lieve imprecisione, dicendo le teorie di Bagnai. In realtà io sto molto attento a chiarire una cosa estremamente semplice, che nel mio testo non c'è niente di particolarmente rivoluzionario, cioè il fatto che i paesi che si sono uniti nell'eurozona non avessero le caratteristiche sotto una miriade, vi assicuro, di indicatori economici e di approcci teorici che permettessero loro di sostenere una moneta unica, non è assolutamente una mia invenzione, è un dato registrato dalla letteratura economica da tempo. E da tempo si sa benissimo, per ammissione degli stessi politici che hanno guidato questo processo, cioè di questi che in parte io considero traditori dei loro elettori, si sa che essi ne erano perfettamente consapevoli. Quindi anche il riferimento di Emiliano al complottismo era simpatico. Claudio Messora, per carità, io non sono qui per difenderlo e non sempre mi piace quello che fa, qualche volta gli odio, qualche volta no, qualche volta mi piace, ma qui non c'è nessun complottismo, sono i Prodi, i Monti, i Padoa-Schioppa a dirci in faccia che loro sapevano benissimo che questa cosa non poteva funzionare, ma che avrebbe generato delle crisi, peraltro supportati da altra parte, dagli Zingales, eccetera, eccetera, che queste crisi sarebbero fondamentalmente state usate come instrumentum regni. Quindi qui non c'è complottismo. Allora il problema, quando io, e adesso vorrei polemizzare però seriamente e pacatamente se riusciamo a ricostruire un rapporto con Emiliano, se non ci riusciamo, pace, ognuno di noi ha elaborato tutti i peggiori, però proviamoci. Quando io polemizzo con chi parla di uscita da destra o uscita da sinistra, lo faccio con riferimento a una mia esperienza, a un mio percorso specifico. Io lavoro in Francia. In Francia è calata la stessa cappa sul dibattito riferito alla moneta unica, fino a che Marine Le Pen non ha, diciamo, stracciato il velo. A quel punto, rapidamente, la sinistra però ci ha messo una pezza. In che modo?
diciamo che il vendola francese, se vogliamo chiamarlo così, Mélenchon, ha diciamo, assunto delle posizioni critiche e un suo economista di riferimento, Sapir, ha posto il dibattito su usciamo a destra, usciamo a sinistra. È un dibattito che quindi io vedo come qualcosa che si svolge in contropiede quando tu per tanti anni non dici la verità, alla fine sei costretto a dirla, e sei costretto a dirla perché paradossalmente stai per essere sorpassato a sinistra dalla destra, una situazione secondo me paradossale. Ora, quello che voglio dire è che tutti i punti, diciamo, di merito che esprime Emiliano, io li condivido e secondo me nel testo li ho anche affrontati. Peraltro avrete notato un dato che mi spiega una cosa di me, scusate se parlo di me. Io sono molto stanco, credo che si veda. E adesso ho capito perché. Perché io pensavo di aver scritto un solo libro, in realtà ne ho scritti due. Nel libro che ha letto Emiliano c'è un unico esempio, quello del 1992. Nel libro che invece ha letto Tarizzo c'è una messe di dati. Sono evidentemente due libri diversi, no? Quindi ci siamo capiti. Allora, cerchiamo di capirci. In realtà il libro è uno solo, è questo, e in realtà non parlo solo del 92. Perché non parlo solo del 92? Per quello che ha capito benissimo. Scusa, non mi ricordo se chiami Daniele o Davide, perdonami, non... Davide, per quello che ha capito, che ha colto benissimo Davide, perché la tesi portata avanti nel libro, ma portata avanti nel senso di divulgata, non nel senso che me la sono inventata io, è che la crisi alla quale stiamo assistendo è nient'altro che la ripetizione di un modello di crisi economica, che è il modello di crisi economica che si, diciamo, instaura a livello globale a partire dagli anni 80, a partire dall'epoca della liberalizzazione finanziaria e che segue delle dinamiche abbastanza consolidate, abbastanza standard. Professore, scusi, solo per capire, sta parlando della shock economy cosiddetta? Possiamo anche definirla così, ma il discorso che fa Naomi Klein è un pochino diverso, ma nel momento in cui dico che un elemento politico di questo tipo di processi è che normalmente le crisi vengono usate come strumento di governo perché si vogliono mettere gli elettori in condizioni di prendere delle decisioni in stato di necessità, possiamo anche definirla shock economy. Nel testo ho preferito evitare questo riferimento, mi sono tenuto a degli economisti molto più ortodossi. Io non conosco, e lo ammetto, bene come Emiliano la storia per esempio degli anni 90, per un motivo estremamente semplice: io ho due diplomi in conservatorio e dell'economia, se proprio volete saperlo, non me ne fregherebbe assolutamente una mazza di niente, se non fosse che l'economia si sta occupando di me come si sta occupando di voi e si sta anche occupando della vita politica di questo paese. Quindi negli anni 90 io il dibattito non lo seguivo, Emiliano sicuramente sì, sarà stato anche attivo nel sindacato, in politica, e sicuramente avrà militato, avrà portato avanti le sue idee con onore, e su questo non ci sono dubbi. A me sembra di ricordare che nel 92, prima di svalutare, si smantellarono le ultime vestigia di indicizzazione salariale. Questo nel testo lo dico, se è sbagliato ricorda, ma quindi vuol dire, quando si parla dell'episodio specifico del 92 e si vede che poi ci fu un calo della quota salari, dobbiamo ricordarci che la quota salari era in discesa verticale sostanzialmente dall'inizio degli anni 80, cioè dall'inizio dell'epoca della liberalizzazione finanziaria, fondamentalmente dal divorzio fra Tesoro e Banco d'Italia, e che diciamo questo ultimo pezzo che Emiliano mi diciamo di slittamento, che Emiliano mi rimprovera di definire in modo eufemistico, può essere spiegato abbastanza bene, oltre che dalle dinamiche legate alle svalutazioni sulle quali si può discutere, anche dal fatto che erano stati smantellati gli ultimi presidi di, come dire, difesa del potere d'acquisto dei salari. Oh, qui non siamo a Ballarò, chiaro? Qui non siamo, spero, neanche all'ultima parola. Quindi penso di poter ricordare, e vedo anche persone, diciamo, adulte che hanno passato come me felicemente la cinquantina, quindi spero di potervi ricordare, spero che vi ricordiate che negli anni 70, quando l'inflazione era a due cifre, i salari reali crescevano al 4-4,5% l'anno comunque, quindi il potere d'acquisto dei lavoratori cresceva perché era tutelato, d'accordo? Bene, permettetemi di affrontare rapidamente, poi se mi dimentico qualche punto, insomma, Emiliano, se ha interesse o se ritiene, mi ricorderà.
Ho ribadito appunto, Emiliano sceglie, come dice lui, il mio schema logico e lo ringrazio, ma credo che lui lo scelga semplicemente perché è uno schema logico, cioè perché non è un ragionamento moralistico. Io non so perché Mariano D'Antonio è convinto che gli italiani siano una razza inferiore, avrei voluto fargli una battuta estremamente diretta, gli avrei voluto dire guarda, io dico, a me i napoletani stanno simpatici, se tu sei convinto che i napoletani siano inferiori io da fiorentino non ti dirò di no, però non lo penso. E questo va, prego, dovere, per dovere di ospitalità, ma perché lo credo, perché credo che molte cose che vengono dette sulla produttività possono essere spiegate non dalla filosofia morale o moralistica, ma da semplici modelli macroeconomici. E se volete dopo vi faccio un rapido accenno. L'uscita a sinistra, oggi Milano ha aperto due punti interessanti. Uno mi sembra quello sulla velata accusa di proporre una chiave di lettura interclassista, eccetera, eccetera. Allora, è un'accusa molto strana, nel senso che quando poi sono intervenuto sul... Come voi credo, chi forse segue il dibattito lo sa, insomma, un paio di anni fa il Manifesto fece un dibattito sostanzialmente finto, sull'euro, sostanzialmente finto perché poi per ammissione dello stesso direttore di quella testata era un dibattito che voleva orientare il pubblico in senso eurista. Io scrissi un articolo che fu l'articolo più letto perché era l'unico che portava avanti una visione che è quella della letteratura scientifica internazionale, poi, in grandi linee. E quindi, diciamo, ero lì in qualità di foglia di fico, senza saperlo. Io pensavo che a sinistra i dibattiti fossero aperti, invece il dibattito era orientato, ma io servivo per poter dire guardate che abbiamo fatto anche parlare uno che è contro. Ma è andata così. In quel dibattito io definivo l'euro uno strumento di lotta di classe. Riccardo Bellofiore se ne accorse, e questa cosa mi fece molto piacere. L'euro è uno strumento di lotta di classe. Se uno che dice questo poi deve essere classificato come uno che adotta una prospettiva interclassista, non so bene neanche cosa voglio dire questo termine perché non ho una grande esperienza politica, però penso insomma a uno che dice che siamo tutti capitalisti perché compriamo il botto, perché siamo, non so, penso che sia questo. Io non credo a questo, io credo che esistano le classi, credo che esistano degli interessi di classe e che ogni classe faccia bene a difendere i suoi. Una delle ultime frasi che ho sentito dire a un politico prima di rinunciare alla televisione era stata detta da Diliberto, il quale mi ricordo che disse non è vero che in Italia non esiste più la lotta di classe, esiste solo che la fa solo la Fiat o chi per lei. Ecco, credo che questa frase fosse corretta, però non lo so perché non sono un esperto di... Prego? Ecco, grazie. Io, Emiliano, io di politica non so niente e di economia so solo quello che ha scritto sui libri di testo, capito? Che però quello che ha scritto sui libri di testo, come l'esperienza del mio blog dall'erezione turgida dimostra, è rivoluzionario in Italia, Emiliano. Cioè noi dobbiamo fare i conti con il fatto che l'economia, diciamo, anche la stessa economia dei padroni, fra virgolette, in Italia siamo messi a un punto tale di soffocamento del dibattito politico che presenta con l'evidenza del dato, con diciamo l'analisi dei casi storici, presenta spunti rivoluzionari. Questa è la triste realtà. Non c'è manco bisogno di andare a scomodare il Barbone, il Marziano, neanche di lui c'è bisogno, basta il Blanchard Fisher. È paradossale, ma è così. I piccoli capitalisti come metastasi, qui c'è un piccolo problema che vorrei un attimo chiarire, perché è abbastanza legato anche a un altro punto, un punto sollevato da Mariano, cioè quello che noi siamo brutti, cattivi, sporchi, puzziamo e siamo poco produttivi, cioè il declino dell'economia italiana, no? Allora, intanto quando si parla... Quanto ho? No, dammi almeno 10 perché se può. Poi. Allora, chiarito che diciamo non è un singolo episodio, torniamo un attimo sulla produttività. Vedete, sì, l'Italia ha un problema di produttività del lavoro.
questo lo riconoscono tutti, e tutti, osservando i dati, perché quelli sono i dati che abbiamo, situano l'inizio della fine, cioè l'appiattimento della dinamica della produttività, dove i dati lo situano, cioè a metà degli anni 90, tra il 95 e il 96. Esistono diverse teorie sul perché la produttività in Italia sia crollata. Una teoria è che potrebbe essere che nel 96 siamo diventati tutti lazzaroni, tutti napoletani, per dirla come la direbbe un milanese, con tutta la simpatia per i milanesi. Un'altra teoria è che le imprese italiane sono piccole e quindi non fanno innovazione, non fanno ricerca e sviluppo. Abbiamo bisogno di imprese grandi. Questa teoria presuppone che le uniche economie che creano produttività siano le economie di scala, ma presuppone anche un altro fatto, che nel 1995 qualcuno, una figura allegorica, non so, la storia con la S maiuscola, abbia preso tutte le aziende italiane, le abbia messe in un'immensa lavatrice, le abbia lavate a 90 gradi col programma sbagliato, le abbia tirate fuori tutte piccole, e a quel punto il nanismo di queste aziende che si sono tutte ristrette tutte di un botto avrebbe creato il calo della produttività. Ma questo non è successo. Le imprese italiane erano piccole anche quando in Italia la produttività cresceva. Cominciamo a interrogarci su che cosa è successo fra 95 e 96. Fra 95 e 96 noi abbiamo rivalutato, probabilmente qui mi leggo all'interpretazione di Emiliano, perché lo shopping era stato fatto, ma sullo shopping poi ci torniamo perché è un attimo chiarito, abbiamo rivalutato per entrare nell'euro, cioè dopo che i capitali forti si erano presi i pezzi del nostro paese, a quel punto gli serviva che fossimo meno competitivi, così con i pezzi che restavano non gli avremmo dato fastidio. Esiste un modello keynesiano, bello bello, di diretta osservanza cambridgiana, no? Perché viene da Caldor, Thirlwall, Dixon, eccetera, eccetera, il quale spiega esattamente questo, che nel momento in cui uno shock di domanda, in particolare un apprezzamento del cambio che ti rende meno competitivo, chiude i tuoi mercati di sbocco, questo ha effetti sulla produttività. Si chiama legge di Caldor-Ferdurno, o seconda legge di Caldor, chiamatela come vi pare. È un modello che ha avuto una sua base empirica ed è un modello che rispecchia esattamente quello che è successo in Italia, come sto, diciamo, fra l'altro pubblicando nel mio ultimo lavoro. Quelli che vi dicono no, l'euro non c'entra niente perché noi siamo corrotti, perché quando c'era lui i treni arrivavano in orario o cose di questo tipo, dovrebbero osservare le serie storiche del tasso di cambio e della produttività e vedrebbero che vanno insieme, per cui i casi sono due. O è valido il modello di Caldor, Dixon, Ferdurn, per cui adottando un cambio sopravvalutato abbiamo sbriciolato le nostre piccole e medie imprese e abbiamo anche distrutto la loro produttività per un motivo molto semplice, che è quello che mi dicono gli imprenditori con i quali parlo. Mi dicono: Arbè, io come produttore tu lo so, ma in questo momento a chi vendo? Chiaro? Quindi il problema della produttività non va visto, diciamo, da supply siders, che lo vedrebbe il pur rispettabile Francesco Daveri, cioè a sinistra cerchiamo di vedere anche il lato della domanda nella produttività. Allora, questa è una spiegazione. L'altra spiegazione qual è? Peggiorare la produttività rafforza la valuta? Mi sembra molto strano. Oppure ci potrebbe essere una terza variabile che ha fatto muovere queste due cose insieme? Vabbè, parliamone, di questo ne parleremo, e probabilmente Emiliano ha delle idee, o comunque qualcuno delle idee ce le deve avere. Magari usiamo il rasoio di Occam, ma magari no, insomma. Quindi il problema della produttività che è stato evocato, in realtà, secondo me è un falso problema. È un falso problema perché gli arrangiamenti monetari che abbiamo intrapreso hanno compromesso anche la produttività e la tenuta del nostro sistema paese. Vorrei, diciamo, anche con grande rispetto far notare che ci sono dei discorsi che due anni fa si potevano fare, ma adesso non si possono più fare. Non si può più dire che la nostra crisi è colpa del debito pubblico, perché questo è sempre stato chiaro che è una falsità a chiunque abbia seguito un minimo il dibattito internazionale. Sappiamo benissimo che i paesi che sono andati in crisi per primi sono quelli che avevano debito pubblico più basso o comunque in calo. Sappiamo benissimo che la spesa pubblica, l'orrenda spesa, io voglio dire, non voglio...
Cioè, se io vengo a un dibattito a sinistra, non voglio trovare Oscar Giannino, perché, voglio dire, i paesi che hanno avuto la maggiore spesa pubblica nella fase di preparazione della crisi sono stati Francia, Belgio, Lussemburgo e Finlandia, cui si aggiungono Olanda e Germania se consideriamo il primario, cioè tutti i paesi virtuosi cosiddetti dell'Europa hanno speso in media più di noi, mentre i paesi che sono andati a gambe per aria, cioè i PIGS, avevano spesa inferiore alla nostra. È un dato, non me lo sono inventato io, è così. Ma perché? Perché il problema è che stiamo assistendo a un gigantesco fallimento della finanza privata. Io questo nel mio testo lo dico, e credo che sia questo quello che piace del mio testo, Emiliano, se c'è qualcosa che gli piace. E da questo deriva anche il fatto che nel testo ci sono delle proposte chiare e concrete di disciplina della finanza privata. Sono 30 anni che discipliniamo i lavoratori, cominciamo a disciplinare i mercati, e si può fare. E sapete perché si può fare? Secondo me, io forse sarò ingenuo, perché ammetto di avere, diciamo, una duplicità che però non è tanto quella che giustamente, provocatoriamente, simpaticamente mi ha rimproverato Emiliano, ma io credo che si possa fare, perché vedete, e questo anche nel testo è detto, noi siamo arrivati a una fase storica nella quale la quantità di debiti, diciamo, accumulati mediamente, no, dai paesi occidentali in particolare, non da quelli emergenti, è di proporzioni post belliche. Cioè, fondamentalmente noi abbiamo avuto una guerra dei 30 anni, la guerra del capitale finanziario contro il lavoro, che come tutte le guerre ha accumulato dei debiti. Allora, nella storia, e qui se non capisco male ci sono anche degli storici, si sa cosa succede quando si accumulano dei debiti. Ci sono, diciamo, fondamentalmente due possibilità. La prima è non pagarli, ma d'altra parte sapete che ci sono anche state le guerre. La seconda è quella di accettare un diverso assetto sociale che consenta una crescita moderatamente inflazionistica in un ambito di disciplina dei mercati finanziari. Questa seconda scelta è quella che è stata fatta dopo la seconda guerra mondiale e ha sostanzialmente funzionato, perché in Italia c'è stato il miracolo economico e noi negli anni 60 non eravamo tedeschi. Chiaro il concetto? Vivevamo in un sistema che aveva tutti i suoi condizionamenti, sono d'accordo, non rimpiangiamo il muro di Berlino, non rimpiangiamo l'egemonia americana che comunque c'è ancora, non vorrei allargare il discorso, dal punto di vista strettamente tecnico c'era e si poteva fare una regolamentazione dei movimenti di capitale. Se noi avessimo fatto questo dibattito un mese fa, qualcuno si sarebbe alzato e mi avrebbe detto: non si può fare, è impossibile, sei un bolscevico, sei un comunista. A parte il fatto che è meglio essere un comunista che un coglione, però preciserei questo. Dopo Cipro le due cose non sono necessariamente disgiunte ma neanche congiunte. Dopo Cipro tutti questi argomenti, come la maggior parte degli argomenti euristi, sono andati dove dovevano andare, cioè a farsi fottere, perché abbiamo visto quello che vede nel famoso Frankenstein Junior, no? Il simpatico Herr Frankenstein. Si può fare! Chiaro il concetto per chi si ricorda il film? Si può fare, si possono bloccare i movimenti di capitale, si può usare un bank holiday per fare i cavoli propri, che in quel caso sono stati i cavoli propri dell'Olanda e della Germania, ma potrebbero essere i cavoli propri nostri, come è suggerito nel testo, quindi si può fare. Manca la volontà politica, e qui si torna allo snodo del problema. Aggiungo un paio di flash rapidissimi. Non è vero che noi lavoriamo poco. Se voi vi andate a leggere gli studi seri, cioè non luogo comunisti, sulla dinamica della produttività italiana, per esempio quelli del professor Daveri, che comunque rimane serio da un'altra prospettiva teorica, si vede bene che non c'è in Italia un problema di poche ore lavorate, c'è un problema di calo della produttività, che però può essere spiegato nel modo che vi dicevo prima.
Questa storia che noi siamo corrotti ma la Germania no, sinceramente fa abbastanza ridere. Andatevi a cercare su internet che abitudini aveva Hartz, quello che ha fatto la riforma del mercato del lavoro, e troverete uno in confronto al quale Berlusconi e Santa Maria Goretti. Per cui voglio dire, il problema non può essere questo, non possiamo sempre ricondurre una tragedia economica e sociale a degli argomenti di questa caratura. Non credo quindi che ci sia bisogno di una bonifica sociale. Le bonifiche in Italia le ha fatte Mussolini, non erano sociali ma non hanno lasciato buona memoria. E anche sul discorso della disuguaglianza vorrei ricordare una cosa: l'Italia storicamente ha avuto, e questo è vero, fra i paesi dell'Eurozona l'indice del Gini, quindi di disuguaglianza reddituale, più alto, cioè era il paese che per indicatori di disuguaglianza era più vicino agli Stati Uniti fra tutti i paesi europei, perché gli Stati Uniti sono un altro paese con forte disuguaglianza sociale. Ma forse stiamo ignorando un dato dell'OCSE, cioè che negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, nel decennio dell'euro, la Germania ci ha praticamente raggiunto come disuguaglianza sociale. Perché? Perché il modello tedesco è stato finanziare con spesa pubblica, violando il trattato di Maastricht, una colossale riforma del mercato sociale, del lavoro, orientata a una deflazione competitiva nei nostri riguardi, condotta in assoluto e totale spregio degli obblighi di coordinamento iscritti nei trattati europei, che quindi con un autentico atto di aggressione. Allora, di questo siamo tutti consapevoli, e credo Emiliano anche più di me, perché fra l'altro le sue proposte analitiche vertono proprio su questo aspetto, cioè sul fatto di provare a tenere insieme i cocci obbligando fondamentalmente i paesi europei, ve la sintetizzo, poi se sono troppo semplificatore tu mi correggerai, a remunerare i propri lavoratori in proporzione alla loro produttività. Perché basterebbe questo. Quando si dice che in Germania va tutto bene perché i salari sono alti, ci si riferisce all'operaio strutturato della Volkswagen, dimenticando che il 70% di ogni economia, diciamo, occidentale sono servizi, e che nei servizi i tedeschi stanno peggio di noi, eh? E dimenticando anche il fatto che in realtà i lavoratori tedeschi sono pagati sì più di noi, ma sono sempre pagati troppo poco rispetto a quello che la loro produttività, diciamo, implicherebbe. E questo è un dato, lo si vede, c'è uno scarto fra il tasso di crescita della produttività, che in alcuni settori è rimasto al 3-3,5%, come era il nostro negli anni 60, 70, 80 e prima metà degli anni 90, e il tasso di crescita dei salari reali, molto più basso. Allora, vorrei molto rapidamente giungere a una cosa della quale non riesco mai a parlare e poi mi fermo, che è la proposta. La proposta del testo, alla fine, anche quella non è mia, l'ho trovata su un articolo recentissimo, del 1957, data dei Trattati di Roma. James Mead, che 20 anni dopo avrebbe preso il premio Nobel, quindi non è esattamente un rivoluzionario, e l'avrebbe preso per gli studi sul commercio estero. Perché basta con questi economisti che si occupano di contare quanti hamiltoniani possono danzare sulla punta di una penna e poi vengono a parlare di commercio non sapendo un beniamato cazzo dei dati. Basta! Questi sono quelli che vedete, sono i cani da guardia, come li chiama, dell'ortodossia, come li chiama il collega francese Frédéric Lordon, e sono quelli che vedete in televisione quando non ci siamo io o lui, cioè quando ci stanno tutti gli altri. Basta! Facciamo un economista competente che ha preso il premio Nobel su questi temi, aveva detto una cosa estremamente semplice: la flessibilità del cambio è il peggiore di tutti i regimi valutari, ad esclusione di tutti gli altri. Come si applica questo principio oggi? A parte alcune questioni dottrinali sul fatto che i tassi di cambio che sono random walk, vabbè, di quello parliamo, è molto divertente, magari ne parliamo fra noi perché non interessa loro, ma il principio che vorrei dire è estremamente semplice. Se noi avessimo mantenuto la flessibilità del cambio e la Germania avesse fatto quello che ha fatto, cioè una deflazione salariale competitiva finanziata con l'orrenda spesa pubblica, che è quello il motivo per il quale ce l'ha più alta di noi sul primario, sarebbe successo quello che è successo, cioè sarebbe andata in surplus. Ma poi sarebbe successa una cosa che non è successa, cioè il suo tasso di cambio si sarebbe apprezzato, perché tutti, chiedendo beni tedeschi, avrebbero chiesto valuta tedesca, e questo avrebbe riportato
in un mondo panglossiano, ottimistico, ma no, succede abbastanza anche in realtà, ha riportato verso un riequilibrio di questi squilibri. Cioè, noi parliamo sempre della svalutazione con questa venatura moralistica, come se fosse uno sleale atto di aggressione verso il nostro fedele Hans che lavora tanto bene. Le svalutazioni italiane, nella scansione temporale dei dati, sono state svalutazioni soprattutto difensive, di risposta a tre shock esterni, due shock petroliferi e l'aggressione del 92 da parte della speculazione finanziaria. Io questa grande, diciamo, immoralità del non legarsi le mani dietro la schiena per prendere meglio gli schiaffi non la vedo. Sono molto battagliero, non solo con Emiliano che picchia, ma anche con persone che magari non mi picchiano ma possono segarmi. Ma penso che l'Italia abbia in qualche modo il diritto di recuperare degli strumenti fisiologici di difesa della propria economia, e non vedo nulla di male in questo, e ho trovato molto raffinata, e qui veramente chiudo, scusatemi, io se mi tolgo il tappo a parlare della crisi, siccome in realtà posso andare avanti anche per quattro giorni, ma ho trovato molto molto raffinata l'osservazione di Davide sul fatto che se il ragionamento moralistico fosse giusto e se il problema fosse la classe politica, che certo è corrotta, eccetera eccetera, i partiti politici italiani dovrebbero assecondare lo sganciamento, perché lo sganciamento toglierebbe loro quella meravigliosa disciplina del vincolo esterno che li costringe ad essere tedeschi, capite? In realtà i partiti politici italiani hanno assecondato il vincolismo, quello che io chiamo il vincolismo, il nuovo fascismo fondamentalmente, quello in cui invece del manganello di legno usi il manganello dello spread, hanno assecondato il vincolismo per motivi abbastanza evidenti. Da un lato perché a un certo capitalismo italiano faceva comodo poter fare un discorso moralista che disciplinasse i lavoratori, e dall'altro perché molto probabilmente, ma questo ce lo diranno gli storici, un'intera classe dirigente è stata catturata da interessi lobbistici per piazzare se stessa o la propria illuminata progenie vicino alle leve del potere finanziario. E questo è il problema, secondo me. Però questo è un problema del quale io non mi occupo e non mi voglio occupare. Non sono un complottista, non sono uno storico, non sono un magistrato. Esistono anche articoli del codice penale che si occupano di chi va contro gli interessi del proprio paese, soprattutto se occupa certe cariche, ma io non sono un esperto in questa materia. Quindi avrei tante altre cose da dire, diciamo, adesso che saprei cosa dire, adesso che saprei cosa fare, dedico questa appassionata invocazione a Emiliano, sperando che resteremo meno nemici. Lascio la parola agli altri, perché quello che dico a me di solito interessa molto poco, mi interessa più quello che dicono gli altri. Un abbraccio per la felicità.